Buongiorno a tutti. Allora, proseguono i festeggiamenti per i 40 anni di Panda. Con un po' di emozione abbiamo infatti ricordato tanti momenti del passato, momenti che tutti noi abbiamo vissuto a bordo di una Panda. Oggi siamo all'Heritage Hub di Mirafiori e quale posto migliore di questo per tornare ancora una volta un po' indietro nel tempo, ma soprattutto per scoprire insieme perché Panda viene definita la vettura dalle soluzioni intelligenti. E qui ci aiuta un vero esperto, Roberto Giolito. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti e benvenuti all'Heritage Hub. A me piace dire che qui siamo nella casa delle auto classiche di FCA e infatti questo luogo ospita più di 250 vetture Fiat, Lancia e Abarth, alcune delle quali mai mostrate prima al pubblico. E oggi, proprio per celebrare i 40 anni di Panda, abbiamo voluto creare una piccola collezione dedicata alla sua versatilità e alle sue tante avventure. Ma Roberto, alcune di queste Panda sono veramente dei pezzi unici, ma tutte hanno una caratteristica in comune, una caratteristica che ha accompagnato la nostra Panda per 40 anni. Sì, perché sono tutte vetture molto versatili, molto funzionali. Infatti, spesso diciamo che Panda è l'icona funzionale della nostra gamma, è la vettura più razionale, la vettura più accessibile e democratica di Fiat. Roberto, secondo te questo è vero? È vero che Panda è l'auto per tutti e per tutte le occasioni? Guarda Luca, se tu chiedessi a 10 ma anche a 100 persone diverse quali sono le caratteristiche della loro auto ideale, sono sicuro che riceveresti 10-100 risposte diverse. Spazio, compattezza, personalità, versatilità, economicità, divertimento, funzionalità. Il bello è che Panda le racchiude tutte. Anche se non sempre è stata l'auto proprio per tutti, anzi, all'inizio della sua vita, la sua forma squadrata, il suo essere un po' scatola, raccolse un tot di critiche. Ad esempio sembrava che non fosse proprio l'auto pensata per i giovani, almeno non subito dopo la prima presentazione. Poi la usavano e succedeva quello che è successo un po' a me e ai miei amici di allora. Negli anni 80 cercavamo tutti, che eravamo tutti freschi di patente, andavamo in giro a suonare e un bel giorno uno di noi arrivò a prenderci con la Panda di sua madre. Ci caricammo gli strumenti e, sorpresa, c'entrava proprio tutto. Questo grazie alla soglia di carico piatta, al mitico portellone e alla geometria molto squadrata. Pensa, ci stava persino il contrabbasso. Poi alla fine del concerto scoprimmo i sedili, gli anteriori a sdraio e l'amaca posteriore, con una serie di incastri ingegnosi, si abbattevano orizzontalmente, creando una superficie unica, un vero letto matrimoniale. Io sono certo che ce le ricordiamo tutti, i sedili modulari, il portellone posteriore, il piano di carico piatto, queste sono solo alcune delle soluzioni intelligenti che hanno fatto il grande successo di Panda. Successo in tutti i sensi. Sapete infatti che Panda è l'auto più venduta del mercato in Italia e poi in Europa si contende con 500 la leadership del segmento delle piccole cittadine. Ma torniamo alle soluzioni ingegnose. Secondo te, Roberto, se prendiamo le tre generazioni di Panda, qual è la soluzione che rappresenta meglio, quella che identifica meglio la funzionalità di questa vettura? Lo spazio, il modo in cui solo Panda ti permette di viverlo. Quando raccontiamo come è fatta un'auto, di solito spieghiamo di che cosa è piena. Per Panda no, perché lo spazio interno di Panda è pieno di vuoto. È uno spazio da riempire come vuoi, con le cose che ti piacciono in estrema libertà. Prendi ad esempio il vano a giorno sulla plancia della Panda attuale. È geniale. È tanto complesso da un punto di vista progettuale quanto è semplicissimo da usare. Ci puoi letteralmente gettare dentro quello che ti pare e vi assicuro che non è facile arrivare a un risultato così. In effetti, il tema dello spazio come occasione di praticità e di semplicità d'uso è centrale per Panda. Ma attenzione, questo non la rende un'auto povera, un progetto elementare, anzi, dietro la semplicità e l'utilizzo di Panda c'è un pensiero piuttosto sofisticato. La sua vetratura, ad esempio, permette una vista continua a 360 gradi e questo grazie a un'altra delle sue soluzioni intelligenti, la terza luce. Oggi si parla tanto di guida autonoma. Panda, il blind spot monitor, ce l'ha da tempo, solo che è analogico. Sai Roberto, io penso che una delle tante piccole magie di Panda sia stata la sua capacità di essere una vettura sempre contemporanea. Mi spiego meglio, una vettura capace di rimanere al passo con i tempi. E oggi essere al passo con i tempi vuol dire anche fare molta attenzione all'ambiente e al bilancio familiare.
E allora Panda in Italia è tua, in versione ibrida, a 9.900 euro e si comincia a pagare nel 2021. In più, visto che in questi ultimi mesi tutti abbiamo imparato quanto sia importante l'igiene a bordo, Panda si è inventata il Defense Pack, che serve per bloccare gli allergeni che arrivano dall'esterno, serve per purificare l'aria nell'abitacolo e serve per igienizzare le superfici. Niente male, no? Però io sono convinto che per 40 anni di successi ininterrotti ci deve essere un segreto. E allora Roberto, secondo te qual è il segreto di tanti successi? Panda è un archetipo, è un modello ideale al quale riferirsi quando si parla di funzionalità, praticità, libertà d'uso. Tutti si riconoscono in Panda, tutti ci trovano qualcosa che assomiglia al loro stile di vita. Panda è inclusiva e in fondo non si può che non volerle bene. Hai proprio ragione Roberto, Panda è una di noi, Panda è una di famiglia. Quanti ricordi avete voi a bordo di una Panda? Quanti ricordi, quante foto e quante emozioni? E allora buon compleanno Panda, buon compleanno di cuore da tutti noi.